Un duplice omicidio che ha tutto il sapore di una vendetta, ma le forze dell'ordine ci vanno caute e sotto una raffica di proiettili ci sono finiti Antonio Mele e Biagio Palumbo, 57 e 53 anni. I due sono stati raggiunti dai sicari mentre si trovavano in auto nei pressi di via Jan Folla, ex roccaforte del clan Lorusso. Lì i killer li hanno sorpresi un secondo dopo che la vettura sulla quale viaggiavano è stata parcheggiata. Probabilmente sono stati allertati da uno specchiettista che li stava aspettando e controllando. Non hanno avuto nemmeno il tempo di scendere e di rendersi conto di quanto stava per accadere. I sicari li hanno crivellati di colpi, non lasciandogli scampo. Ora si indaga per comprendere i motivi di questo agguato. Due le piste che si seguono. Le due vittime erano legate in passato proprio ai Lorusso e dopo il pentimento dei boss della cosca hanno preferito allearsi con il gruppo emergente di Miano. Potrebbe essere stata quindi una vendetta, ma gli investigatori seguono anche la pista dell'epurazione interna alla scissione. Gli emergenti, i Nappello, si sarebbero divisi al loro interno e Mele e Palumbo potrebbero essere stati presi di mira dalla scissione della scissione. Venti di faida, insomma, soffiano a nord di Napoli. Si teme una scia di sangue senza precedenti.